Grazie. E va bene. Allora, deputato Buttiglione, prego. Grazie signora Presidente. Solo per segnalare un fatto. Voi tutti sapete che abbiamo migliaia di società che avrebbero dovuto essere liquidate da tempo e invece non si riesce a liquidare. Sapete perché non si riesce a liquidare una società in Italia? Perché siccome esistono tempi molto lunghi per far valere i propri crediti verso la società deve rimanere aperta fin quando l'ultimo credito non sia stato soddisfatto. Diamo 10 anni ai creditori della banca, ai correntisti della banca, per presentare la loro domanda di risarcimento. Siamo sicuri che una procedura di liquidazione di una banca fallita non durerà meno di 20 anni. Sono sicuro che questa non è l'intenzione di chi ha proposto l'emendamento. La ringrazio. Allora, non ci sono altri interventi su questo emendamento. Dichiaro aperta la votazione. Carlotti. Palese. Non ho votato. Calabria. Calabria. Eccola, votato. Bene, allora ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 140, contrari 282, la Camera respinge. Siamo al 7.7, i pareri sono contrari. Deputato Pesco, prego. Grazie Presidente. In questo caso abbiamo proprio preso una parte della direttiva che diceva che sempre gli Stati membri possono chiedere che il fondo, questo fondo di garanzia, questo sistema di garanzia tuteli anche i prodotti pensionistici. L'espressione utilizzata dalla direttiva non ci piaceva tantissimo, perché diceva che questi prodotti, strumenti pensionistici, potevano essere coperti solo se offrivano una garanzia, una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo. È una dichiarazione, una esplicitazione estesa che secondo noi lascia dei dubbi, però per non andare contro la direttiva e comunque recepire qualcosa che comunque poteva andare a favore delle persone che comunque hanno fatto degli investimenti per garantirsi un certo futuro, ok, abbiamo preso questa parte della direttiva e l'abbiamo inserita qui e abbiamo chiesto quindi di